presentiamo il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ha visto che accoglienza trionfale? Dal momento che il Palermo si salverà sicuramente, non sarebbe dati i diritti, le spartizioni dei diritti più conveniente retrocedere? Ma sa, questi racconti dovete far fare da Pedrelli, sì. Stefano, che è di Castel San Pietro. Voi non sapete che la mia prima squadra da dirigente, da finanziatore è Castel San Pietro Terme, dove io ho ancora una proprietà molto bella e dove ogni tanto ci vado, dove viveva mia sorella, purtroppo non c'è più, però adesso ci vado ogni tanto lo stesso. Una delle prime proprietà che ho comprato, e ho vissuto a Castel San Pietro 4-5 anni, è stato uno dei periodi più belli della mia vita, perché la Romagna, l'Emilia di allora, era veramente qualcosa di portentoso. Una giornalista del Corriere della Sera mi ha mandato un messaggio al quale non ho risposto, mi ha detto: allora ci vediamo domani in Lega. Io le ho risposto: quale Lega? Sono anni che la Lega non c'è più. Allora lei mi ha controbattuto, dice: con lei non si può mai dialogare. Ecco, allora io ho mandato Pedrelli a rappresentare il Palermo in Lega, perché Pedrelli è un ottimo, uno dei più bravi nel settore, perché io in Lega non ci andrò più. Fino a quando non impariamo a fare il calcio e la cultura dello sport come in Inghilterra, io non voterò mai a favore, perché quella è una banda di che guardano il loro bilancio, va al di là dei valori, loro guardano solo i soldi, ma è un po' quella cultura pseudo-capitalista, che non è il capitalismo vero, che hanno messo da tanti anni, dove i valori vanno a remengo e dove si pensa solo ai soldi. Il calcio oggi è solo quello ed è sbagliato. Allora io, che sono retrocesso 4 anni fa, so qual è il dramma della retrocessione, e lì vedo quello che fanno in Inghilterra. Purtroppo quello che fanno in Inghilterra non si fa in Italia, perché in Inghilterra è vero che prendono molto di più quelle che retrocedono, perché non le prendono solo per un anno, ma lo prendono per 3 anni, il primo, il secondo e il terzo, se non risalgono. Ma soprattutto c'è una suddivisione dei proventi a monte completamente diversa. Certo. Per cui non parlerei solo del problema di chi retrocede, parlerei della porcheria che loro fanno quando, come meritocrazia, mettono il 15% a quello che hanno vinto negli ultimi 50 anni. Allora, il Bologna lì si salva un momentino, sì, però sì. Lei capisce che la meritocrazia, se lei dovesse essere lei che è un cantante, sì, che va a fare un concorso e le dicono: ma nel premio che noi diamo lì è quello che ha vinto negli ultimi 50 anni di più, allora chi è che vince? Vincono quelli. Certo. Siamo un paese dove la cultura del diritto non c'è e vanno avanti queste storture. Io ho votato contro perché intendo, ahimè, cercare di sovvertire il sistema attraverso la giustizia ordinaria. Da noi non funziona neanche quella ordinaria. Mi auguro di trovare una strada aperta pure lì. Presidente, ma chi comanda davvero adesso nel calcio? Interessi. Deve pensare che hanno fatto questa porcheria di andare a suddividere. Sì. C'erano 100 milioni di proventi, sì, in più, e uno li va a suddividere come gli altri proventi, no? Certo. Hanno fatto che il 40% vanno tutti uguali, l'altro 60% vanno a quelle che arrivano nelle prime 10. Però quando lei va a fare il conto dei voti che hanno preso, poi hanno fatto insieme, per votare insieme, anche la legge, quella, il contributo della retrocessione. Allora ci sono circa 5-6 squadre che sono in dubbio se retrocedono o no, 5-6, e ci sono 12-13 squadre che dicono: ma io arrivo nei primi 10. Certo, 13 più 6 fa 19. Resta fuori il valore del calcio, certo. Resta fuori la giustizia, resta fuori l'equità. Resta fuori a fare cose giuste, che non sappiamo più fare cose giuste, no? Presidente, cosa ne pensa di Infantino? Ma quando diventa presidente, come da tanti anni quello che è stato segretario, il sistema non cambia, comanda la burocrazia, sì, è uguale che in Europa, la comunità europea non funziona perché è in mano ai burocrati, noi in Italia non funzioniamo perché siamo in mano ai burocrati, la federazione che fanno grandi proclami cambierà, no, è in mano ai burocrati. E i burocrati andranno. Elefantino si chiama. No. Elefantino. È andato a comprare più voti degli altri. Insomma, io pensavo che l'Arabo li comprasse e li pagasse di più. Ah, però. Lui è stato più bravo. È stato più bravo. Anche speriamo che per questo mi squalificano, sarebbe un onore. Lascia un po' perplessi il fatto che abbia vinto uno che era nel sistema precedente e non sapeva nulla in 25 anni. Ci sono delle porcherie nel sistema precedente che io, insieme con Pedrelli, stiamo cercando di attaccare. Domani o dopodomani ve la dico un avvocato anche lì, perché hanno inventato il TAS. Il TAS, sì, è una sezione arbitrale della FIFA dove c'erano delle stofanti, Blatter in testa e poi
uno argentino che era il vicepresidente, che è morto, poverino lui, dove vincevano sempre i procuratori, inventavano delle storie e sorcevano le società milioni di euro e si dividevano il bottino con gli arbitri, con tutto il sistema. E questo è rimasto ancora in piedi. Io intendo denunciare il TAS, intendo denunciare delle cose abominevoli che fanno in un sistema di potere dove naturalmente Blatter è diventato miliardario, quell'altro è diventato milionario. E noi subiamo questo e non è cambiato niente.